qui siamo in quella che ho sempre ritenuto fosse il cuore dell'abitazione di mio padre, di Moreno Sguanci. Siamo nello studio. Il mio padre è appunto uno scultore che ha iniziato la sua attività proprio qui a Pesaro, quella professionale. È arrivato a Pesaro come insegnante per il Magistero d'Arte e poi è rimasto qua tutta la vita e ha fatto tutta la sua ricerca artistica a partire dal periodo figurativo fino ad arrivare agli ultimi lavori, insomma, astratti, di natura astratta. Per quello che mi ricordo di mio padre, che mi è rimasto impresso proprio dentro, è il fatto che era capace del dialogo con tutti e aveva una particolare attenzione nei confronti della realtà in genere, ma proprio anche delle persone. E per questo è stato anche un ottimo e stimato insegnante, per esempio. E non l'ho mai visto invidioso neanche rispetto all'operato degli altri artisti o altri scultori, ma sempre molto attento, curioso, disposto a confrontarsi, disposto a verificare anche le ricerche degli altri. Tranquillo, sereno, una persona pacata, come disponibilità, ripeto, determinato come carattere, indubbiamente forte anche come carattere. Mio padre sapeva essere questo, ma anche estremamente affettuoso e tenero e anche molto disponibile nei nostri confronti. Per cui la cosa più bella che mi ha dato mio padre è la possibilità di vivere momento dopo momento in base proprio anche all'età che avevo, quindi mi ha accompagnato anche come percorso, di vivere il suo fare e fare degli altri artisti e anche dei critici. Diciamo che i miei ricordi sono legati a molte delle sculture che sono qui dentro, perché sin da piccolo le ho viste realizzare. Per esempio, io ricordo ancora quando mio padre ha realizzato la Porta a Mare, anche se ero molto piccolino, dopo che l'aveva realizzata mettendo i pali a terra, insomma, mi ricordo diverse cose. Tra le opere ce n'è una in particolare a cui sono affezionato, che è una scultura del 59 che mio padre chiamava Fiore ed è collocata in questo posto. È quest'opera qui. Ed è un'opera particolare perché mio padre appunto diceva che le opere vanno toccate, ne va sentita la pelle, le rugosità, insomma il lavoro, va percepito attraverso tutti i sensi. Ma questa in particolare ha la possibilità di essere ruotata in questo modo ed è come una corolla di fiore, di un fiore che insomma viene un pochino agitata dal vento, che subisce una modificazione, una trasformazione, non rimane sempre se stesso. E quando io arrivavo a casa, oppure ero di sopra, lui mi chiamava e diceva: Stellina, vieni a vedere cosa faccio. E poi mi faceva vedere i disegni, gli schizzi, le opere. Parlavamo mentre lui scolpiva anche del mito greco, dei vari miti greci, del fatto che cos'era la materia, che cos'era la realtà, che la realtà era un segno, nell'eccezione più ampia del termine, quindi bisognava sempre cercare, no, di approfondire, e che l'esistenza era bella proprio perché, adesso più che un'avventura, era proprio questa ricerca di un senso, no, che comunque lui dava proprio come presente. Mio padre ha lavorato con diversi tipi di materiale, praticamente li ha utilizzati tutti, ha lavorato il cemento, ha lavorato il marmo, ha lavorato la pietra, la terracotta, le plastiche, il metallo, insomma non si è fatto sfuggire occasione di sperimentarsi con materie diverse, alle quali dava un significato, se vuoi, una personalizzazione quasi umana. Lui diceva che i materiali parlano, bisogna saperli ascoltare, bisogna ascoltarne le vibrazioni e entrare in sintonia con i materiali affinché i materiali poi possano dare forma ai pensieri che gli sono esterni, quelli appunto dell'artista che lavora. Mi dava in mano anche gli attrezzi, quindi avevo la possibilità di provare quanto si poteva pesare un martello, un mazzuolo, uno scalpello per il marmo, per il legno, e lui diceva: prova a battere qua. Io provavo e diceva: no, così, di spalla, perché sennò senti come il ritmo del cuore, no? Poi piano prendi il ritmo, no? E mi ha svelato così anche quello che era proprio la tecnica del suo lavoro. Io ho capito di più anche quali difficoltà pian piano ha incontrato, no? E quando terminava le sue sculture, lui di solito me le raccontava nuovamente, e a quel punto
sì, le accarezzava perché c'aveva come un rapporto insomma, affettuoso nei confronti di queste opere che con grande semplicità ma anche con contentezza mostrava poi agli altri, cioè una persona intelligente contemporaneamente anche umile, non si è mai montato la testa per queste grandi capacità che comunque indubbiamente aveva. Un'altra cosa che mi ricordo che mi ha sempre attratto e mi piaceva fare, nonostante mi impegnasse molto tempo, era che magari se aveva bisogno di realizzare una mano, prestavo la mia, cioè ne stavo lì come modello, oppure se doveva fare una figura intera e lì parlavamo, quindi il tempo passava perché proprio mi raccontava dalla sua vita e trovava sempre dei collegamenti interessantissimi. Le sue scoperte diventavano le mie ed è quello che mi manca adesso. Mio padre non amava gli strumenti meccanici, questi qua erano i suoi strumenti di lavoro, per lo più diciamo questi, quelli che ho visto usare assieme al mazzuolo che adesso qui non vedo. Queste sono le sgorbie e per lo più lui utilizzava di tre tipi. Questa qua che ha la possibilità di creare delle linee dritte, che ha questa forma triangolare, questa con quale tirava i piani e questa per le sgorbiate. E questo qui è il trapano a mano. Questo doveva essere utilizzato con una cinghia, va tirata la cinghia e tenuto fermo il trapano. Quindi è lontano da ogni tipo di discorso di un'arte concettuale, dove basta il pensiero e poi magari viene realizzato qualcosa che ha un aspetto minimale, ma in cui l'intervento dell'uomo è assolutamente magari non necessario. In un certo senso in questo lo accomuna anche ai suoi compagni di viaggio, perché se uno pensa anche alle geometrie di Staccioli è un altro fiorentino, però i suoi grandi triangoli sono semplici nel vedersi, tuttavia sono realizzati con una maestria manuale. Qua abbiamo anche uno dei mazzuoli, che è lo strumento col quale le sgorbie venivano battute. Per quello mio padre diceva che il vero lavoro è far lavorare il mazzuolo, quindi la fatica doveva essere nel tirar su e poi la spinta della gravità doveva essere distribuita sulla punta. Mio padre è stato tra i primi ad accogliere un discorso di arte contemporanea nello spazio urbano, ma a ben vedere un'operazione di questo tipo vuol dire in un certo senso avere la capacità di considerare la collettività, no, non appunto per dargli delle indicazioni o segnare dei punti storici particolari, ma considerarla e contemplarla per dedicargli uno spazio che sia di incontro e di pensiero. Per questo abbiamo deciso di fare qui dentro l'archivio di Oriano Sguanci. L'archivio secondo me è proprio il modo per mantenere intatto il suo pensiero, che è un pensiero che non può andare perduto, ma non solo perché è mio padre, ma perché c'è dentro un'intelligenza, una genialità, una capacità che non ci possiamo permettere di disperdere. È necessario farlo e dargli anche una bella sistematicità in maniera da capire appunto bene il suo percorso, da capire bene, ora che non c'è più, che non ce la può più spiegare, quali erano le sue idee. E credo che faccia parte ormai, anche se mio padre non era di Pesaro, di origine pesarese, era fiorentino, però ormai faccia parte della storia di Pesaro e quindi si deve essere proprio custodito da questa città. Questo archivio in sostanza raccoglie tutta la sua dimensione di studio, di disegni, un disegno appunto che non era un accessorio del proprio lavoro, ma era la possibilità di creare delle alternative mentali, quindi una forma che si trasforma, che viene contaminata dai pensieri e che è in continuo movimento, dagli stimoli che arrivano dall'esterno, quindi anche da quello che poteva essere il contesto in cui collocare l'opera, no? Quindi sia di interno che d'esterno. Vi ricordo con affetto la sua esperienza della grande scultura che ha costruito per Brufa, dove c'è un parco sculture con i maggiori nomi dell'arte italiana,
in cui praticamente si è creato un clima di partecipazione di tutta la città, quindi quell'opera non è soltanto la somma della sua esperienza artistica, ma anche la somma di una contaminazione con un territorio che è fatto di persone, è fatto di costruzioni, è fatto anche di mente naturalistico. Questa precisione era sì in parte il mio padre, che amava uno studio ordinato, ma molto si deve all'intervento di mia madre, che ha sempre catalogato tutto quanto. Questi sono degli schizzi su quelle che potevano essere le varianti del monumento di Fano, il Lido di Fano. Abbiamo questa corsa di questo palo altissimo, credo una decina di metri, con testa metallica. E mio padre cercava un trend union tra la forza di un arpione, la forza di Nettuno, ma anche del pescatore, e questo è un elemento in sostanza marino che corresse lungo tutta la trave. E queste qui erano delle prime ipotesi. E questa è una delle dimensioni progettuali invece già più dettagliate, in cui compaiono già le misurazioni, mentre le altre si vede che sono dei pensieri liberi, perché i pali, le dimensioni reciproche cambiano da disegno a disegno in maniera abbastanza considerevole, mentre qua la testa metallica ha già tutta una sua misurazione già stabilita, quindi l'aggetto delle punte, la dimensione in altezza della giuntura metallica, come anche della travatura. E questo qui poi è il lavoro definitivo, come è stato realizzato, dove c'è questa sorta di movimento che crea gocce e onde, a seconda da dove lo si guarda, che corre lungo tutta la verticale del grande palo. Questi sono invece degli altri disegni di un altro periodo. Gli anni 70. Sì, sono giustissimo degli anni 70. C'è questa sorta di gioco attraverso questa grafia più o meno segnata che si incrocia, si interseca e crea dei punti di fuoco. In un certo senso rientra in quello che diceva anche mia sorella della volontà di cercare dei punti di energia. Quindi quando l'attenzione di mio padre si è spostata appunto da un fare artistico che rappresenta a un fare artistico che invece cerca la dinamica e la necessità della dinamica nella vita. La casa e lo studio appunto è il luogo della vita, mio padre l'ha sempre vissuto in questo modo, quindi è stato un luogo aperto agli altri, aperto agli altri artisti, in cui ci si poteva trovare un confronto, si poteva discutere anche delle questioni politiche, sociali della città e non solo, e in cui trovare in ogni caso un rapporto che fosse costruttivo. E quello che lui ha voluto sempre rilanciare dello studio è la forza formativa che hanno questi luoghi, quindi quella che può essere una casa museo oppure uno studio che diventa archivio. È la possibilità concreta di perpetrare un pensiero di questo tipo, che sia nell'ordine della formazione e dell'incontro. Il senso di quella bellezza che era cercata, di quella serenità che veniva trovata nel lavoro che si faceva, perché un'altra cosa che mi ricordo di mio padre è la gioia con cui lavorava, non è la gioia infantile, ma proprio una gioia legata alla passione, era tutt'uno. Mi sono accorta poi che, parlando anche con i miei colleghi o persone della mia età, mi hanno detto: ma come? Tuo padre vi raccontava queste cose, con tuo padre ne aveva fatto. Ma lui non era sempre chiuso nello studio, no? A fare come l'artista. No, per lui era la vita. Era la vita scolpire, era la vita disegnare, per poi scolpire, ma era anche la vita, l'avevamo anche noi. E ho trovato una incredibile armonia in questa espressione, e la casa ne è stato il segno. L'archivio vuole essere questo, non un luogo freddo, ma un luogo in cui ciò che è stato rintracciato, ciò che è stato trovato, viene mostrato, e viene mostrato anche che
come dire, è possibile come dire, vivere una situazione di maggiore bellezza, no? fra le cose. E, non è qualcosa di storico, non è qualcosa di legato alla memoria, ma è qualcosa di, che vuole essere di nuovo presente nell'esistente.